Sono gli episodi che purtroppo fanno i risultati. Oggi ci ha girato un pochettino tutto male perché abbiamo preso due gol sicuramente molto molto evitabili. Il primo un cross, un traversone da tre quarti di campo, insomma ci siamo fatti trovare impreparati. E poi alla fine al 95esimo, insomma, eravamo 5 contro 1, abbiamo concesso questo tiro da fuori, insomma. Penso che sono state le uniche due occasioni per il Rimini, poi non so, a fine primo tempo abbiamo concesso qualche cosa, ma i primi 20 minuti il Rimini non è mai entrato nella nostra metà campo. Abbiamo fatto una prestazione secondo me buona, i ragazzi hanno dato tutto, questa è la cosa importante. Purtroppo dobbiamo portare gli episodi dalla parte nostra, perché abbiamo avuto quattro occasioni da gol nitide da solo davanti al portiere, con due con Petrella, uno con Paolucci e l'altro con Da Silva di testa, insomma, che voglio dire, se non facciamo gol è chiaro che si fa sempre difficile, però la prestazione è buona, quindi prendiamo il bicchiere mezzo pieno. Dopo il gol di Lisi però probabilmente avete impiegato un po' di tempo prima di reagire, perché? No, ho dovuto fare un cambio, ho dovuto sistemare, nel momento in cui ho fatto i due cambi la squadra ha cambiato marcia, ha cambiato sicuramente imprevedibilità davanti, abbiamo dato ordine un po' in avanti, però è chiaro che dobbiamo far gol, altrimenti giochi, però poi una mezza occasione perdi la partita. Vincenzo, alla vigilia di questa partita il presidente Campitelli aveva chiesto 3 punti, è arrivata una sconfitta, adesso in settimana probabilmente il patron tornerà a farsi sentire. Ma guarda, noi dobbiamo dare sempre il massimo di quello che abbiamo in mezzo al campo. Io all'Aquila sono arrabbiato come si è arrabbiato il presidente, perché nel secondo tempo non abbiamo fatto quello che sappiamo fare. Oggi devo rimproverare poco ai ragazzi, a parte i gol, perché è chiaro che a partita finita 5 contro 1 gli abbiamo concesso un gol, insomma sono cose veramente assurde, quindi su questo sono molto molto arrabbiato, penso che anche tutta la squadra è arrabbiata, però ci abbiamo messo tanta volontà, tanta qualità, perché abbiamo giocato secondo me una buona partita, però se non vinci è chiaro che vai a compromettere tutta la prestazione, perché se vincevamo questa partita penso che per le cose fatte in campo, insomma, era veramente una cosa molto bella. Ora però con il Siena non si potrà sbagliare. Ma non si può sbagliare mai, anche oggi non era da sbagliare, perché comunque abbiamo questo handicap da superare. Eravamo partiti bene con qualità, con umiltà, e è chiaro che adesso abbiamo queste due battute d'arresto che ci pesano tantissimo per la classifica, perché adesso siamo nelle zone brutte della classifica. Dobbiamo avere adesso tranquillità, grande umiltà e soprattutto tanto lavoro e compattezza per superare questo momento. Brevi, una vittoria a pochi secondi dalla fine, 3 punti pesanti contro un Teramo che proprio negli ultimi minuti di partita vi stava mettendo nuovamente in difficoltà, come era stato probabilmente all'inizio della gara. Sì, direi che la lettura della gara è stata questa. Nel primo quarto d'ora, 20 minuti, il Teramo si è creato delle difficoltà, non eravamo bravi ad andare a scalare velocemente, abbiamo avuto delle difficoltà, dopo ci siamo un attimino assestati, abbiamo fatto secondo me 25 minuti di buona fattura, creando anche noi le situazioni per andare in vantaggio. Dopodiché siamo andati in vantaggio subito, abbiamo concesso poco fino a quando eravamo in vantaggio. Quando abbiamo preso il gol sul calcio di punizione, la squadra figlia un po' delle sue paure, il volano della gara era passato nelle mani del Teramo e ci hanno creato qualche difficoltà, e siamo stati bravi, magari una volta anche un pizzico fortunati a non prendere gol da una rimessa laterale. Due o tre ripartenze potevamo farle sicuramente meglio, perché in due situazioni eravamo in superiorità numerica, abbiamo fatto una scelta sbagliata. Poi siamo stati bravi perché Polidori ha fatto comunque un gran gol e abbiamo vinto la gara.